Campo Galliano. 24 agosto 2023 trovato il ragazzo origine della Tunisina è Mohamed Saleh Ben Ayedun. 25 anni di pasticceria e residente a Rubero che era scomparso nei laghi Curiel Campo Galliano. Il giovane l'uomo stava facendo il bagno in compagnia. Cercando un po' di frigorifero in una torrida giornata di calore. Ad un certo punto i suoi amici non lo hanno più visto. Immediatamente hanno dato l'allarme. Il cadavere del giovane è stato trovato nel primo pomeriggio. Intorno alle 1500. Immediatamente dopo la richiesta di aiuto degli amici. I parenti della vittima. Il papà e il fratello di 14 anni che speravano fino all'ultimo ad abbracciare Mohamed. Arrivarono anche a Campo Galliano. Sulla tragedia, i militari sono ora in corso. Questo è il terzo caso recente di una persona che scompare mentre nuota in un lago o in un fiume. Nella provincia di Modena. Anche i due precedenti si sono conclusi tragicamente con la scoperta del cadavere della scomparsa. All'inizio di agosto, il Gianluca Cremonini da 58 anni era stato inghiottito dal fiume Panaro e aveva provato un disperato chiamato con il suo cellulare alla sua ragazza chiedendo aiuto. Invece, lo scorso giugno, un Yahya Kimi di 19 anni era stato immortalato in un video con lo smartphone del suo amico mentre si tuffava nella Seccia, vicino a Marzaglia. Scivolò e non è più stato emerso, disse il suo amico disperato.